Buonasera a tutti e benvenuti qui da noi alla Camera dei Deputati. Oggi noi presentiamo un libro importante che racconta la storia di una donna che ha fatto tanto, io sono convinto che continuerà a fare tanto, nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo della politica e anche nel mondo diplomatico. Io ho conosciuto Loretta un paio di mesi fa, mi ha raccontato della sua iniziativa editoriale ed è stata sicuramente un momento importante perché abbiamo condiviso alcune sue belle esperienze che poi ritrovate tutte in questo libro. Lo presentiamo qui in una sede istituzionale perché Loretta è una donna delle istituzioni, è una donna che ha dato lustro all'attività imprenditoriale del nostro paese, una donna determinata, una donna piena di passione e, lasciatemi dire, anche con un grande carisma legato alla sua energia e alla sua forza. Per noi è un esempio perché in questi mesi stiamo, come Parlamento, come Governo di centrodestra, stiamo affrontando una serie di tematiche importanti legate proprio stamattina, ad esempio, in Commissione giustizia al rispetto di genere, alla violenza di genere. E lei ha il coraggio di raccontare in una pagina del suo libro una violenza subita da adolescente, e da quel momento lei ha portato fuori una forza, un'energia impensabile. E senza saperlo, alcuni temi che noi stiamo sviluppando, ad esempio nella commissione bicamerale sul femminicidio, insieme al Ministro delle Pari Opportunità, lei nel libro spiega che una donna può essere salvata dalla violenza solo in un modo, diventando una donna autonoma, diventando una donna economicamente autosufficiente. Infatti tutte le nostre azioni che stiamo portando avanti come Parlamento, come Governo, sono soprattutto per tentare di trovare immediatamente per le donne vittime di violenza uno spazio di autonomia finanziario ed economico. Sembra fatto quasi apposta, però un altro tema che noi stiamo affrontando è quello del Made in Italy, l'importanza della nostra rappresentazione nazionale. E Loretta è una donna che in momenti difficili, quando era sicuramente più difficile fare imprenditoria, soprattutto poi in Italia, essendo donna, ha sviluppato marchi importanti e li ha portati in giro per il mondo. Quindi è sicuramente un esempio per tanti imprenditori ed è un esempio, fatemelo dire, anche per tante donne che vogliono iniziare a fare impresa. Così come bisogna riconoscerla che lei è stata la prima donna console onoraria per la Serbia, non solo, è un altro segnale importante. E anche la sua presenza nel mondo della politica è stata una presenza importante. Credo che lei ha avuto ruoli istituzionali, sicuramente meritava di essere anche parlamentare nazionale, ma poi, come sapete, molte volte le fortune parlamentari sono legate anche a delle contingenze complessive nazionali, non solo alla capacità del singolo. Quindi in questo libro, e quindi questo libro poi è la narrazione della vita di una persona, in questo libro ho visto e ho trovato una donna che ha avuto il coraggio di abbattere tante convenzioni sociali del suo tempo, si è saputa imporre, e ha dato l'idea anche di una donna vincente, che può essere un simbolo, soprattutto in questo periodo in cui vediamo che molte volte il genere femminile
noi abbiamo quasi 10 femminicidi al mese, una cosa drammatica, e quindi l'emancipazione femminile, che molte volte noi, per noi è stato un grande risultato, molte volte in realtà tarda ad essere affermato. E quindi ho visto in lei una donna forte, produttiva, ma con una grande idea politica che era quella liberale. Le sue battaglie, la bandiera blu, sì, sono state tutte battaglie che hanno rappresentato la volontà di imporre un'idea, che è un'idea sempre di libertà. E io, perché credo che più che ascoltare me, che ho voluto fortemente la presenza di Loreta qui alla Camera per presentare, per inaugurare la presentazione del suo libro anche dal punto di vista istituzionale, Loreta, io l'ho conosciuta e ho visto che è una donna ordinata, ordinata vuol dire con le idee ben chiare, e ho scoperto, leggendo il libro, che lei queste cose le aveva decise già da bambina, perché lei da bambina voleva fare o la suora o la, no, la ballerina, o la suora. Va bene. E quindi due cose che sembrano molto lontane tra di loro, ma hanno un elemento comune. Sono due posizioni d'ordine, sono due posizioni ordinate, sono due posizioni gerarchiche, però su una cosa che ho capito, che per lei la gerarchia prevede che lei è a capo di tutto e gli altri sono leggermente sotto. Quindi questo è l'unico elemento, diciamo, non totalmente positivo. Quindi vi ringrazio, è una battuta ovviamente, vi ringrazio di essere qui, è stata anche l'occasione per ritrovare tanti amici che non vedevo da tempo, e quindi dopo la mia breve presentazione do la parola alla professoressa Di Giusto, che modererà questo incontro e ci farà entrare nella storia di Loreta. Grazie. Qui? Ok, mi sentite? Va bene. Buonasera a tutti. I ringraziamenti ovviamente sono d'obbligo. Cominciamo col ringraziare l'onorevole Bicchielli perché ci ha offerto l'opportunità di poter presentare in questa splendida cornice l'opera di Loreta, l'autrice appunto Loreta, e soprattutto per avermi dato la possibilità di essere accanto a lei per poter dialogare con lei su temi che io già conosco essendo amica sua da almeno una trentina d'anni. Ovviamente ringraziamo la contessa Modica Donà delle Rose, che appunto anche lei darà il suo contributo nel raccontarci quello che conosce di Loreta, e poi un ringraziamento va a tutti voi che siete qui con noi oggi e che quindi partecipate, diciamo così, della nostra presentazione, e soprattutto all'attenzione che presterete sarà importante per capire l'essenza di questa donna. Allora, io direi, passo subito la parola alla contessa e poi dovremmo, se arriva, dare la parola anche alla presidente della Fondazione Bellisario, che è Lella Golfo. Però, se viene, il posto è qui per lei. Buonasera. Grazie. Io ringrazio ovviamente tutti, prima di tutto voi che siete venuti qui a... Ho acceso, funziona. Ad assistere a questo momento pomeridiano molto veneto, devo dire, almeno per l'accento che irrompe in queste sale dove solitamente si parla più romano. No, infatti sì, però c'è una preponderanza femminile, cosa che non è da poco, e da poco aumenterà, quindi ci sarà una minoranza maschile, ma non è tanto questa la cosa importante, è quanto noi siamo qui uniti per celebrare in un certo senso la vita di questa donna, di questa bellissima, magnifica, incredibile donna, e io sono molto fiera di conoscere e di aver ricevuto a casa mia, con la mia famiglia. Ho ascoltato la sua vita, l'ho letta, ho seguito passo per passo la creazione di questo libro in cui lei veramente in modo certosino, quasi enciclopedico, segna, scandisce momento per momento, perché ogni momento è un piccolo mattone di un grande edificio, che è l'edificio che lei ha voluto costruire.
e l'ha costruito veramente con le sue mani, perché anche se è una donna che comunque veniva da delle famiglie agiate, che stavano bene, che avevano dei mezzi insomma, economici non indifferenti, tanta esperienza lavorativa, suo padre era un grande lavoratore, la famiglia di suo padre lo stesso, per cui aveva un esempio incredibile in famiglia, cioè di, che era il grande patrimonio, lei questo lo sottolinea, ed è una cosa bellissima, perché è un po' uno spaccato di un'Italia che ci siamo un po' dimenticati, cioè siamo abituati alle scorciatoie, oggi parliamo sempre di scorciatoie, no? Di come arrivare subito alla fortuna, tipo come diventare famosissimi attraverso la pubblicità, attraverso i social, come se la scorciatoia fosse quasi più importante del risultato, ma il risultato in realtà si persegue costruendo la sostanza del punto di riferimento che ci prefiggiamo essere il nostro modello. E lei in questo libro, forse anche inconsapevolmente, a questo mi ha fatto pensare. È uno spaccato degli anni 70, 80, 90, il passaggio dal vecchio millennio al nuovo millennio, una visione liberale molto interessante di una persona che non si è dedicata alla docenza, lo so, come me, io insegno all'università, cioè ho lavorato al Parlamento Europeo, cioè ho una formazione molto accademica, fondamentalmente accademica. Lei proprio è partita dal lavoro e ha formato la sua coscienza liberale e ha evidenziato quanto sia importante, aspetta che il suo telefono si spenga, ok. Applauso al telefono. Era la sveglia. Del capitolo numero 30. È precisa. Allora, è uno spaccato veramente interessante di una donna che inconsapevolmente molto bella e poi con la consapevolezza di aver capito che aveva questo talento, ma che è un talento che, ahimè, può anche essere pericoloso, cioè può anche essere qualcosa che blocca la visione concreta di quello che c'è al di là della sua bellezza. Quindi è un tassello dopo l'altro in cui lei ci racconta della sua infanzia, della sua giovinezza e della maggiore consapevolezza di se stessa. In questa consapevolezza ovviamente la narrazione non è sempre felice, a volte ci racconta di momenti molto complicati, come appunto ha evocato l'onorevole poc'anzi, che però invece di volgere alla frustrazione, al dolore, volgono a una sorta di cavalcata, no? È come se dal trotto lei passa al galoppo e quindi non è prevenuta nei confronti del mondo, ma decide di prendere a morsi la vita, no? di non farsi mai trovare non pronta di fronte a quello che può succedere. E da lì nasce il suo viaggio, dove in modo estremamente umile accetta di imparare, quindi sta all'ombra di grandissime persone, uomini o donne che siano. Lei racconta di grandi imprenditori, ma racconta anche di una fantastica principessa che ha fiducia in lei e lei riesce a instaurare un rapporto di grandissima stima tra due donne obiettivamente che vengono da due mondi fondamentalmente diversi e che invece si ritrovano insieme come se fossero amiche da sempre. E questa è una cosa bellissima perché da queste esperienze lei poi decide di essere autonoma, cioè lei sapeva, ha sempre saputo che non poteva essere tutta la vita alle dipendenze di qualcuno e quindi con calma, con pazienza, con umiltà lei matura, si prepara, si istruisce, cresce, comincia a organizzare gli strumenti della sua, di quello che sarà il suo prossimo passaggio, che è quella l'autonomia, l'indipendenza proprio, e quindi diventare un imprenditore. E lì sviluppa una sua coscienza liberale, che poteva essere altrimenti, poteva essere una coscienza invece un po' più lamentosa, dicendo che, come capita spesso, invece lei punta proprio a portare avanti con grandissima consapevolezza e anche orgoglio la sua bandiera di essere una donna del nord Italia, del nord est. Considerate che in quel periodo noi abbiamo avuto
Delle drammi pazzeschi, il terremoto del 76 in Friuli, che è proprio vicinissimo, abbiamo avuto la diga del Vajont, cioè realtà pazzesche che hanno devastato una civiltà, che hanno segnato, hanno graffiato proprio una popolazione, e ciò nonostante, pensate quanta imprenditoria, cioè l'esempio del Veneto, dell'est del Veneto, dell'Italia, è un esempio incredibile di industrializzazione e di piccola e media imprenditoria che ha fatto dei numeri incredibili e che ci ha portato effettivamente a essere la quarta, terza o quarta stato nel mondo. E ci sono addirittura tesi, libri di scuola a Stanford, ad Harvard, ma anche in Finlandia e in Russia, che studiano di questa Italia incredibile che era capace di mettere da parte tantissimo risparmio privato che veniva subito reinvestito in economia imprenditoriale piccola e che quindi creava polmoni di lavoro, polmoni di crescita continua, quindi scuole, strade, realtà che crescevano sempre di più. Laboriosi. E lei racconta questo perché lei ne è parte e arriva addirittura, ovviamente i suoi racconti alternano a segmenti di vita un po' più leziosi, da quando lei è stata più volte vicino a una scorciatoia, che è appunto Miss Italia, Miss Triveneto, Miss Veneto, Miss Tutto, che la lusingavano, la portavano a... non era difficile cadere in questa nella piacevolezza di essere ammirata, semplicemente è legittimo, c'è un orgoglio anche della mamma, anche del papà se taciuto, e forse anche delle figlie a sapere della loro mamma, però in realtà lei ha sempre capito che era una tappa, non era un traguardo, per cui si misurava con questa realtà per poi tornava dentro di sé per dire no, questo non è il disegno che io mi sono prefissata, io voglio qualcosa di più. E arriviamo addirittura a un consolato per un paese importantissimo, cioè la Serbia, cioè io sono cresciuta nell'epoca dell'ex Jugoslavia, quindi sono cresciuta nell'epoca in cui la Serbia, la Croazia, la Slovenia si liberavano di un'eredità disegnata su una carta da altri, la guerra conosciamo tutti, i Balcani, quindi è un ruolo non da poco, cioè non è il consolato di San Marino, il consolato, cioè è un consolato importante che si porta a una dinamica anche diplomatica non indifferente. Parliamo inoltre di imprenditoria, quindi di imprenditori, di persone che vanno all'estero a investire o che dall'estero vengono in Italia, di flussi costanti di persone che vanno e vengono con culture diverse, con lingue molto diverse e con aspettative incredibilmente diverse da quelle che poi ritrovano, perché questo è poi il dramma. E lei è stata una mamma, è stata una vera mamma, più di una console, cioè è un personaggio conosciutissimo nel Veneto, perché è una persona che anche ha messo del suo anche economico per sostenere situazioni complesse, perché ha proprio preso questo suo compito come un impegno umanamente coinvolgente a 360 gradi. E anche questo è un aspetto che non è da tutti. Io spero di avervi dato un'illustrazione, non dovevo superare gli 8 minuti, li ho superati di 2, scusatemi, e lascio la parola a Loreta o insomma, a chi dopo di me. Grazie. Allora, intanto buonasera e grazie di aver accettato l'invito di essere qui presenti a questo momento speciale per me. Si sente? E ringrazio ovviamente l'onorevole Bicchielli che mi ha dato l'opportunità di avere questa location prestigiosa. Ringrazio la contessa Donna Modica, Donna Dalle Rose, che insomma, veramente mi ha fatto una spiegazione come l'onorevole Bicchielli che quasi mi imbarazza. Ringrazio la mia amica Chiara Di Giusto e ringrazio la rappresentanza della Serbia, dell'ambasciata serbia qui con il console Sasha e ringrazio nuovamente tutti voi. Allora, so che Chiara voleva farmi giustamente delle domande, però io volevo fare una premessa.
e la premessa è importante perché è il filo conduttore che è all'interno del mio libro, per chi vorrà leggerlo. Io, diciamo che chi leggerà questo libro, leggerà l'essenza del mio essere e del mio sentire. E non è stato modificato, non è stato tolto e non è stato aggiunto nulla, perché questa è la realtà. Mi rammarico solo di aver scritto solo 200 pagine, anche se per me pesantissime, è stato un lavoro impegnativo. Ne sarebbero altre 200 da scrivere, perché in queste 200 pagine ho scritto dei miei successi, delle mie sconfitte, di tutte le, della mia famiglia, di qualsiasi cosa, però non ho finito. E ci tenevo appunto a dire che non è stato cambiato nulla, perché io ho una parola solo, nella vita, negli affari, in tutte le cose. Quello che volevo scrivere doveva essere la realtà, guardare dentro la mia famiglia, i miei sentimenti, i miei amori, il mio lavoro, perché se avessi cambiato qualcosa avrei prima di tutto mentito a me stessa e mentito ai miei lettori futuri. E io ho rispetto per me stessa e ho rispetto per i miei lettori. Poi l'altra cosa che è indispensabile conoscere è che io fin da quando ero bambina, come è stato detto sia dall'onorevole che dalla contessa, io avevo le idee chiare. Come tutti i bambini facevo tante domande, perché siamo tutti curiosi, però c'era una domanda che mi sono fatta a me stessa. Infatti, date una domanda e date una risposta. Perché io fin dall'adolescenza ho tessuto l'anima con i fili dell'indipendenza, i quali hanno plasmato la mia filosofia, che è sempre stata questa. Io nell'adolescenza avevo pensato, se tu, Loretta, ti ritrovi da sola in un deserto e dispersa e devi sopravvivere, cosa fai? La risposta mi è venuta in automatico. Io non l'ho pensata. Io mi sono detta, muoviti, datti da fare, affina l'ingegno, perché nessuno verrà a salvarti. Questo era un messaggio ed era un segnale che voleva dire che nella vita devi contare soprattutto su te stessa. L'altro principio che si lega a questo, e di cui se ne parla, come diceva l'onorevole, in questo periodo soprattutto, in questi momenti, è che io lo pensavo da quando ero bambina. Io avevo capito che per essere liberi, perché una donna sia libera, deve essere economicamente indipendente. Perché una donna economicamente indipendente è una donna libera e ha il potere di scelta nella sua vita. Io ho visto donne umiliate, ragazze mantenute dai padri, ma che gli facevano sentire che economicamente dipendevano da lui, mogli che dipendevano e dipendono da mariti, grandi famiglie dove c'erano sorelle, fratelli, e dove magari una sorella rimaneva zitella e quando moriva il padre dipendeva dal marito, anzi no, dipendeva dalla cognata, dalla generosità della cognata che condizionava il marito. Per me è stata una cosa terribile. Io mi sono detta, non potrò mai affrontare una cosa di questo genere. Quindi avevo ben preciso che dovevo contare su me stessa e dovevo essere economicamente indipendente e quindi libera. Queste erano le cose che mi interessava spiegare. Adesso sì. Allora, prima di fare due, tre, sicuramente. Prima di fare qualche domanda a Loretta per capire meglio l'essenza della sua opera, dalla sua viva voce, dopo che la contessa comunque ci ha già dato ampi spunti. Io sono un'insegnante di lettere classiche, insegno al liceo Canova di Treviso. E ci sono due immagini che riguardano, diciamo, la mia professione che secondo me sono fondamentali per capire Loretta. Virgilio nelle Georgiche ci dice che l'ostinata fatica vince ogni cosa.
E uno dei più grandi studiosi di storia greca, il tedesco Hermann Bengtson, diceva che le idee non si arrestano davanti ai confini, specie se a sostenerle c'è una potenza che ha la volontà e la capacità di realizzarle. Ecco, quando io penso a Loretta, queste due immagini, una tratta dalle Georgiche Virgiliane e l'altra appunto dal mondo della storia greca, secondo me la dipingono perfettamente. Questo, perché lo dico questo? Perché ad un insegnante la cosa che preme prima di qualsiasi altra cosa è l'aspetto educativo, è la nostra prima funzione. E io sono fermamente convinta nell'esperienza che ho avuto nei miei anni di insegnamento, che sono già abbastanza numerosi, che il modello, l'esempio, valga più di qualsiasi parola per insegnare qualche cosa. Bene, io ho accolto con gioia la possibilità di poter aiutare Loretta a presentare la sua opera, perché io vedo in lei un modello, un esempio, l'avete già capito un po' sia dalla presentazione di Loretta stessa, sia dalle parole della Contessa, un modello e un esempio per quelle giovani donne che si vogliono affacciare alla vita e lo devono fare appunto con indipendenza e senza però tradire la loro femminilità, perché questo è un altro aspetto importante di Loretta. Loretta non ha inseguito dei modelli maschili, è rimasta donna nella sua femminilità, però ha saputo dare dei valori che fossero appunto, che per me sono un messaggio per le giovani donne. Quindi chiudo dicendo che la vita di Loretta è fatta di una serie di sfide vinte, ma anche di cadute, ma quelle cadute sono servite a lei come opportunità per creare qualcosa di più grande e di più bello. Allora Loretta, io vorrei chiederti questo, scrivere un'autobiografia? Ce l'ha, non avevo capito. Diamo il benvenuto alla Presidente della Fondazione Bellisario. Bene, allora dicevo Loretta, scrivere un'autobiografia è sicuramente scavare in un percorso emotivo molto forte, no? Molto intenso. Qual è l'emozione prevalente che è emersa nel momento in cui tu scrivevi il tuo lavoro e cosa è che ti ha spinto a voler condividere la tua vita con un pubblico? Allora, diciamo che ci sono dei momenti della vita che ci si trova di fronte a un bivio. E io ho pensato sempre che il cammino che noi scegliamo non segna soltanto il nostro destino, ma determina l'eredità delle generazioni future. Quando io avevo pensato perché ho scritto questo libro, mille motivazioni mi affluiscono alla mente, veramente. Però una cosa ci tengo a dire, che in questo libro ogni parola è un frammento della mia anima e dietro ogni frase di questo libro c'è un mondo di esperienze. E l'esperienza è una cosa importante. A volte non gli diamo il valore che ha. L'esperienza non la puoi comprare, non la puoi vendere, non la puoi trasmettere. L'esperienza si fa con il duro lavoro nel campo. Inizialmente io avevo pensato di scrivere qualcosa per lasciare un piccolo prezioso dono, un'eredità ai miei figli. Io qui una figlia, gli altri non ci sono. E poi ho capito una cosa. Io sono profondamente convinta, lo ero e lo sono ancora di più, che sia essenziale conoscere la storia della propria famiglia, le loro gioie, le loro sofferenze, i loro momenti, per capire soprattutto noi stessi e per capire nell'ambiente in quale siamo cresciuti. Questa è la cosa principale. Io volevo tanto sapere della mia famiglia, ho trovato poco, e quindi ho pensato di scrivere qualcosa. Naturalmente non pensavo di scrivere un libro, e quindi è stata una fatica, come vi ho detto prima, enorme. È diventato un libro. E anche perché man mano che scrivevo il libro, io ho cominciato a capire che questo libro sarebbe stato ben di più di un semplice regalo alla mia famiglia, almeno lo spero. E ci sono delle cose
Quando ho cominciato a pensare, mi sono trovata seduta nel mio studio per 1000 scatoloni con i nastri di ogni colore, perché ogni scatolone si riferiva al figlio, alla mamma, e mi sono trovata immersa in un universo che non poteva essere non raccontato, non poteva essere nascosto nelle memorie, in un cassetto delle memorie. Era troppo bello. E in quel momento la cosa che mi sorprendeva era che io rivivevo tutto con molta chiarezza. Io ho fatto un viaggio nel tempo e un tuffo nel passato, e mi sono ritrovata a vivere la stessa vita che avevo fatto prima. È una cosa meravigliosa. Poi ho capito che man mano che andavo avanti c'era la necessità di svilupparlo questo, e ho continuato e ho voluto anche scrivere, perché nel libro lo troverete, sulle questioni del nostro paese e del Made in Italy che parlava il dottore e l'onorevole Bicchielli. È vero, io avevo previsto la globalizzazione, scusate se lo dico così. Io ho messo su un'azienda a 26 anni da sola, non è che avevo il papà che me l'aveva lasciata o me l'aveva, oppure mi sono sposata, un marito ho lavorato in compagnia di mio marito. No, io a 26 anni, dopo le mie esperienze, che sono stata ovviamente molto vicina a un grosso industriale che mi ha insegnato l'ABC di come ci si doveva comportare, ho preso e avevo deciso di fare qualcosa per me. Come ho detto prima, essere indipendente, perché l'indipendenza economica è la prima libertà di una donna. E quando ho deciso di fare questa azienda, prima ho lavorato per conto terzi, perché non avevo niente, non avevo una rete commerciale. Poi ho pensato di fare un marchio mio. Poi, quando ho capito che in Italia, purtroppo, chi non vuol pagare non paga, ed è qua dovrebbe entrare il discorso politico, che quando sono stata candidata al Parlamento, purtroppo il mio partito non è riuscito ad entrare, e io sono rimasta fra quelli, ma tutti nel Veneto, tutti i candidati in quel partito, nessuno ha preso il treno per Roma. Ma io avevo bene in testa cosa si doveva fare per aiutare gli imprenditori. Lo sappiamo perfettamente che ci sono dei problemi che sono legati alla burocrazia, all'abbassamento delle tasse e a tante altre cose. Ma nel mio settore, che è un settore particolare, che non è che hai bisogno di comprarti il vestito per mangiare, perché mangiare è necessario, il vestito puoi metterti magari uno dell'anno precedente se non puoi farlo. E quindi ci sono delle società e dei commercianti che non pagano le aziende sane, e alla fine le aziende sane chiudono e i commercianti e le industrie che non pagano crescono. Quindi io avevo bene in testa quello che volevo fare. E quando poi ho visto che c'erano anche questi problemi, non certo tutti questi, da imprenditore io cercavo altri mercati. E avevo capito che si stava muovendo qualcosa, il libero mercato. Il libero mercato è come un sistema sensibile e nervoso che prende tutte le varie, come dire, esigenze mutevoli delle persone che vivono nel nostro pianeta. Quindi il mercato, la globalizzazione era questa. E io sono partita da sola e ho scelto i mercati asiatici, e voi non crederete, quando sono partita alcuni, anche familiari, si sono messi a ridere, perché io avevo fatto dei capi di seta e la seta era di Como, e io sono andata a vendere la seta di Como, ma dove vai a vendere la seta in Cina? Io ho scelto i mercati asiatici, ho venduto la seta di Como in Cina, però sono partita con una grande determinazione. E soprattutto mi sono messa in tasca, da italiana, orgogliosa di essere italiana, il Made in Italy. Tutti noi lo abbiamo.
questo biglietto da visita mi ha aperto le porte e io sono stata orgogliosa di portare la nostra bellezza, la nostra autenticità e la nostra capacità di rinnovarsi. E io ho trovato un distributore donna. Sono tornata dopo 10 giorni, avevo un tic che non si fermava, perché quando io mostravo i miei capi non avevo un assistente che mi aiutava. Io mostravo con 4 appuntamenti al giorno a Hong Kong e in varie parti del mondo, avevo la mia valigia, facevo scusate se, ma è così che io sono abituata a parlare, io mostravo i miei capi, se il distributore mi diceva di sì, voleva dire che andava bene e dopo faceva l'ordine, e se non andava bene io lo dovevo mettere nella valigia. Naturalmente non avevo nessuno, i capi si sarebbero stropicciati e io non me lo potevo permettere, e quindi avevo usato un sistema di mettere le maniche così, piegarli e ripiegarli nella valigia. Quindi io quando sono tornata dopo 10 giorni e avevo perso 4 kg e avevo trovato il distributore, ma avevo un tic che non si fermava. E quindi io ho portato, diciamo, la bellezza della nostra Italia quando adesso la Cina ci vende tutto. E poi qui entra in tema l'argomento delle donne, tematica delle donne forti, delle donne intelligenti. Io ho scritto all'interno del mio libro di donne che spesso sono etichettate come il sesso gentile. Saranno etichettate anche come sesso gentile, ma sono delle montagne alle quali non si può andare contro. Sono fortissime, sono determinate. Io all'interno ho raccontato di donne come me che hanno passato problemi e difficoltà nella vita, ma che con la loro tenacia, la loro determinazione, la loro passione hanno sfidato stereotipi e barriere. Io ho raccontato anche di sogni di una ragazza come me che sfilava nelle passerelle per Miss Italia e per gioco avevo vinto. Io sono stata incoronata da Vittorio Gasma, però tutto si è bloccato e non ve lo dico perché vi racconterei il libro. Questo, mi sono trovata di fronte a un destino della vita. E io ho scelto l'imprenditoria, io ho scelto il mondo manageriale che mi ha dato molte soddisfazioni, tanto come quelle del palcoscenico. Quindi è una vita che mi sono costruita, è una vita nella quale ho imparato a lottare e io ho imparato anche a sognare, ma i sogni li ho realizzati. E continuo, nonostante la mia età e quello che ho fatto, a sognare ancora. E per me non ho finito. Non è finita. E la cosa che mi viene da dire, di consigliare soprattutto i giovani, è che dovete pensare in grande, osate e lavorate con passione. Grazie. Sì. Io a questo punto darei la parola alla presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo. Sì, volevo aggiungere solo che avevo previsto, anche se la presidente è arrivata un po' in ritardo, ma avrei comunque previsto che chiudesse lei, perché io faccio parte della Bellisario fin dal primo momento. Quindi sono quelle donne, lo racconterà lei meglio di me, che tendono ad avere giustamente la parità. Io la parità me la sono presa da bambina. Grazie Presidente. Grazie a te. Allora, parlare di Loretta Baggio non è una cosa semplice, perché veramente è un vulcano, l'abbiamo appena sentita, quindi proprio... Però questo è un bel libro che secondo me i giovani dovrebbero leggere, perché lei racconta che non è tutto scontato nella vita, quindi le cose te li devi conquistare, guadagnare,
con caparbietà, ma anche mettendo di fronte agli altri la propria professionalità, il proprio impegno, la propria passione, perché poi sono queste le cose più importanti. Allora, io leggo una cosa che a me mi ha fatto un po' riflettere proprio in questi giorni. Lei dice: fin da giovane ho compreso che l'indipendenza economica per una donna è il fondamento su cui si costruisce la libertà, il suo potere di scelta, la sua autentica autonomia nel mondo. Allora, queste sono parole sante che riguardano anche oggi. Io ieri, mi pare, o l'altro ieri, ma non mi ricordo, mi hanno chiamato la Commissione Decima della Camera per un'audizione, ed era su un DDL sull'imprenditoria, c'era anche l'imprenditoria femminile dentro, ma era sul Made in Italy, c'era un capitolo sull'imprenditoria femminile, l'articolo 5. Beh, praticamente in questo articolo si dice che le donne, per avere poi gli incentivi, devono presentare una fideiussione. Quindi, leggendo il suo libro, noi siamo nel 2023, insomma, ancora riusciamo a scrivere queste cose. Quindi ecco perché dico che la vita è difficile un po' per tutte, ma per noi donne è ancora più complicata. Perché noi parliamo di imprenditoria femminile, giusto, lei è stata capace, la sua caparbietà proprio l'ha portata a questa, ma ci sono molte donne che non ce la fanno, cioè si scoraggiano in partenza, perché quando io ho un'idea, un progetto, e vado, non avendo le spalle coperte, vado a presentare a una banca il mio progetto, allora, su che cosa lo basiamo? Su che cosa io ti devo dare questi soldi? Cioè, la tua idea non vale niente, il tuo progetto non vale niente. Vale quello che tu hai. E questo è sbagliato. Proprio è sbagliato. I giovani vanno aiutati. Soprattutto queste giovani donne di oggi, le start-up, che si inventano dei mestieri. E se noi l'aiutiamo, ma come fanno ad andare avanti? Cioè, io sto tornando da Palermo, dove noi abbiamo fatto un seminario internazionale, e dopo c'era anche una mezza giornata dedicata alle start-up. Allora, perché le start-up? Perché è il futuro. Parliamo di innovazione, digitalizzazione, però poi nei fatti noi non aiutiamo i giovani, soprattutto in queste benedette materie STEM oggi. Quindi la Fondazione Belisario si fa carico di questo, e noi ogni anno, a parte il premio che premiamo l'eccellenza di questo paese, ma vogliamo premiare anche le idee, i progetti, quindi lanciamo un concorso per le giovani start-up, poi li presentiamo, loro presentano i loro progetti, e noi cerchiamo attraverso le banche, dove possiamo, di farle aiutare. Quindi adesso vi posso dire che la settimana scorsa ne abbiamo veramente premiate tre, ma di grande valore. La ragazza di Messina che attraverso il tessuto, la fibra del fichi d'India, praticamente sta realizzando delle stoffe. E un'altra che la carta la fa diventare non la carta degli alberi, perché noi sappiamo che la carta arriva proprio tagliando gli alberi, insomma, con tronche. E questa si è inventata tutta un'altra cosa proprio per proteggere la vita, la nostra esistenza. E allora, e questi per me sono i valori che lei tanto bene li rappresenta. Ecco, la vita di una donna è una vita complicata, una vita difficile, c'è la famiglia, ci sono i figli. Insomma, anch'io sono partita da zero, perché a me non mi ha aiutato nessuno, mi ha aiutato solo l'esempio di Marisa Belisario, che io la guardavo e dicevo: io da grande voglio essere Marisa Belisario.
Poi sul più bello, lei muore, io non sapevo neanche che fosse malata, e mi creo la Fondazione Marisa Belisario, perché è una vetrina, uno specchio che io metto davanti sempre alle giovani donne, perché devo dire, no, cioè non ci fermiamo mai, guardiamo sempre avanti, perché nessuno, guardate, oggi ci regala nulla, tutto quello che abbiamo lo dobbiamo conquistare dalla mattina alla sera. È giusto o non è giusto, però è così. Quindi il mio invito è dire alle ragazze, leggete questo libro, perché se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare pure io. Se io ci metto il mio impegno, ci metto la mia forza, alla fine qualcosa, io mi ricordo, non so se lo posso dire, cioè, c'era un uomo politico che io ho stimato tanto, che diceva, fissiamo un chiodo, a furia di spingere entra. Quindi ecco, cerchiamo con questo chiodo di farlo entrare. Poi lei, devo dire che è un vulcano proprio. Io, si è presentato un giorno, che lei lo racconta nel suo libro, quindi questo mi ha fatto molto molto piacere, noi non ci conoscevamo. Lei ha bussato alla porta della Fondazione Belisario, mi dice piacere, volevo conoscerla. Io dico, ma mi vuole conoscere? Io non so niente. E lei dice, no, io le volevo conoscere. Dico, ma che cosa posso fare per lei? Perché dico, viene a conoscermi. No, dice, volevo soltanto conoscerla. E quindi queste sono le cose anche belle delle donne, perché noi abbiamo questa capacità, questo senso dell'amicizia, della cortesia, del volersi bene. E vi dico, io parlo della Fondazione Belisario, che è quella che mi sta più a cuore a me, che in questi 35 anni, perché noi abbiamo 35 anni di vita, e io dicevo l'altro giorno, tra me e me, in questo paese, se voi guardate tutti i partiti, hanno cambiato 20 nomi ognuno, che si chiamava ad un modo, che si chiama ad un altro, insomma praticamente insomma, ogni pochi mesi questo partito cambia nome. Ebbene, noi ci chiamiamo sempre Fondazione Marisa Belisario, 35 anni. 35 anni veramente di lavoro a sostegno delle donne, ma in maniera concreta, e la concretezza, io ne so qualcosa, che quando sono entrata in questo palazzo nel 2008, la prima cosa che ho fatto, ho detto, Lella, hai avuto la fortuna di entrare qua dentro, ma tu devi fare qualcosa per le donne. E non ho guardato nessuno, ho guardato alle donne. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, servirebbe in questo paese un'autority per le pari opportunità. Chi ancora ci creda a questo? Però mi è stato detto, no, ci vogliono tanti soldi, non abbiamo i soldi, insomma i soliti discorsi. Però io la proposta di legge l'ho presentata e ancora sta là, sperando che qualche collega la tira fuori, perché secondo me quella sarebbe una grande cosa, perché il Ministero delle Pari Opportunità c'è, benissimo, ma non c'ha poteri. Quindi un'autority per le pari opportunità sarebbe veramente importante. Detto questo, devo chiudere? Dico soltanto una cosa e chiudo. Entrando nel palazzo, dopo questa cosa che non mi è stata possibile fare, non mi sono fermata. Ho detto, adesso penso una cosa che non costi una lira allo Stato. Ho pensato alla legge sulle quote di genere. Quando l'ho presentata, le donne erano 177 e 2.800 uomini. Le donne sempre sono più quelle più laureate, eccetera. Beh, è stata una lotta infernale, ma una lotta infernale. Si sono scatenati tutti contro il mio partito, gli altri partiti, tutti. Io però ho avuto proprio la forza di portarla a casa. Ed è stata la prima vera rivoluzione nei confronti delle donne. Oggi si può dire che le donne dentro i consigli di amministrazione da 177 sono 1.600. Quindi grazie a quella legge. Io potrei continuare, però vedo che mi guardate male, quindi chiudo. Vi ringrazio e tanti tanti auguri. Grazie. Bene, allora. Scusa, ho detto onorevole, siamo nelle sue mani, perché lei è vicepresidente.
presidente di un partito che sta crescendo, i problemi ne abbiamo, quindi speriamo. Gli diamo il testimone. Lo investiamo. Io voglio ringraziarvi perché è stata una giornata importante e di politica concreta, perché poi i temi affrontati sono temi, come dicevamo all'inizio della riunione, temi che noi stiamo portando avanti, affrontando. Tra l'altro il mio gruppo parlamentare presiede due commissioni importantissime, che sono la commissione per l'infanzia e per l'adolescenza e la commissione sul femminicidio, che sono quindi due temi che noi come gruppo parlamentare quotidianamente affrontiamo. E non è un caso che con la ministra Eugenia Roccella c'è una dinamica costante di confronto. Come dicevo, anche questa mattina ho partecipato alla commissione giustizia, dove il tema della violenza di genere è al centro della nostra iniziativa, ma penso anche a tante iniziative e mozioni che nei primi mesi come maggioranza abbiamo portato avanti sul bullismo, sul cyberbullismo, sul body shaming, cioè tutti argomenti che effettivamente, come diceva la Presidente prima, se sembrano temi lontano poi dalla concretezza, invece poi entrano nelle dinamiche quotidiane della vita di ognuno di noi. Sicuramente quella dell'Authority è una proposta preziosa, quindi mi farò carico di andarla a recuperare, parlerò mi faccio carico pubblicamente, lo dico, di parlarne anche con la ministra Roccella per capire se ci sono gli spazi per una iniziativa che anch'io effettivamente ritengo importante. Grazie. Allora, ringraziamo ancora tutti, e per chi volesse prendere il libro è già su tutte le piattaforme online, le principali, e anche in tutte le librerie. Penso che ne valga la pena. Grazie ancora all'onorevole e a tutti i relatori e a Loretta ovviamente.